Il progetto Organic Ecosystem, finanziato dal programma ENI CBC Med 2014-2020, ha facilitato la comunicazione e la collaborazione tra le autorità competenti in agricoltura biologica e gli operatori biologici a livello paese e tra i paesi coinvolti: Giordania, Libano, Tunisia, Spagna, Grecia, Italia. Uomini e donne del Mediterraneo hanno lavorato insieme per facilitare la creazione di alleanze tra attori diversi e il trasferimento delle conoscenze per migliorare la competitività del settore. Tra le attività di progetto e in collaborazione con la Regione Puglia, il SIEAM Bari ha sviluppato le pillole di biologico per trasferire agli operatori informazioni sui temi di maggiore attualità. La Regione Puglia è leader per quanto riguarda le superfici in agricoltura biologica sia a livello nazionale che a livello europeo. La Regione Puglia altresì è, grazie all'agricoltura biologica, un bacino di biodiversità ricchissimo sia per quanto riguarda le coltivazioni ma anche per quanto riguarda la biodiversità naturale. A tal riguardo, gli apicoltori, inseriti in questo contesto di grande prestigio, svolgono la loro attività quotidiana donandoci delle produzioni di elevatissima qualità. Siamo oggi con Fabio Silvestre, apicoltore biologico e tecnico veterinario dell'Associazione Regionale Apicoltori Pugliesi. Fabio, ti chiediamo, vorremmo sapere da te, quali sono le misure più cogenti in apicoltura biologica e quelle che, non voglio dire difficoltà, ma creano ovviamente più limiti alla vostra attività quotidiana. Innanzitutto volevo confermare che anche in apicoltura, come negli altri settori dell'agricoltura, c'è un trend in crescita, quindi un orientamento verso il discorso del biologico. Quindi circa un terzo degli allevamenti di api attualmente presenti in Puglia sono in biologico, quindi hanno iniziato la loro attività come biologici o hanno effettuato quello che è tutto il processo di conversione all'agricoltura biologica. E noi siamo essenzialmente allevatori di api. Il nostro lavoro è un lavoro che si basa sull'osservazione e sul fare delle scelte. Quali sono queste scelte? Dove portare le nostre api? E oggi fare apicoltura biologica diventa sempre più difficile in conseguenza della presenza di elevate estensioni di monocolture, dove spesso vengono effettuati trattamenti con agrofarmaci che sono incompatibili naturalmente con la presenza dei nostri animali. Fabio, nell'ambito di queste, diciamo, di queste problematiche che tu giustamente ci racconti riguardo le fioriture, durante i periodi in cui queste difficoltà emergono più in maniera più consistente, come nutrite le api, come portate avanti giustamente gli apiari? Sì, il momento più critico è proprio quello che stiamo vivendo in queste settimane, perché notoriamente il periodo estivo è un periodo critico in quanto le fioriture non ci sono, però in annate tra virgolette normali già a settembre dovrebbero arrivare le prime piogge che grazie alle temperature ancora piuttosto elevate favoriscono in Puglia la presenza della cosiddetta seconda primavera, quella che noi chiamiamo la seconda primavera, e che porta raccolti abbondanti che sono finalizzati a creare scorte per gli alveari, quindi non produzione per l'apicoltore ma scorte per i nostri alveari. Beh, come si vede, ormai sono oltre due mesi che qui in Puglia non piove, per cui le strategie da adottare sono essenzialmente due: ricorrere alla nutrizione di sostentamento, e lo ribadisco, di sostentamento, cioè non finata alla produzione di miele, perché l'apicoltore per legge non può somministrare alle api alimenti per poter ottenere miele, quindi una nutrizione di sostentamento. E lì dove è possibile alcuni apicoltori praticano il cosiddetto nomadismo di sostentamento, cioè finalizzato a spostare le api in zone più fresche, quindi zone prossime alle montagne, quindi vicino per esempio alla regione Calabria o alla regione Basilicata, dove lì magari le temperature più miti favoriscono la presenza di piccole, anche minime fioriture che però tengono costantemente diciamo in vita i nostri alveari. Fabio, innanzitutto grazie per tutte le informazioni che ci hai donato oggi e grazie soprattutto per la professionalità che voi apicoltori profondete nel vostro lavoro quotidiano. Come abbiamo visto, queste realtà pugliesi
e anche nazionali esistono e quotidianamente ci donano appunto del miele di elevatissima qualità. Questa professionalità, è giusto dirlo, viene messa anche e soprattutto al servizio non solo della produzione ma anche di una serie di progetti a livello nazionale ed internazionale, dei quali progetti di ricerca, progetti di cooperazione, dei quali ci parlerà il dottor Khaled Geloua dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, il SIAM Bari. In base all'esperienza dei nostri apicoltori è stato possibile dare vita a un progetto, questo progetto che si chiama Diagnosi ed incidenza dei patogeni meliferi in diversi ambienti, che ha come acronimo DAB. Questo progetto ha una durata di 24 mesi e questo partenariato è composto da tre istituzioni e un'associazione. Le tre istituzioni sono il SIAM Bari, il CNR di Bari, l'Università di Bari e l'associazione è l'ARAP, che sarebbe l'Associazione Regionale delle Apicoltori Pugliese. L'obiettivo principale di questo progetto è una diagnosi rapida, sensibile di alcuni patogeni che minacciano l'apicoltura pugliese in diversi ambienti. Visto l'importanza di questo progetto e visto i risultati interessanti che sono stati ottenuti attraverso questo progetto, si potrebbe proporre di fare un progetto con altri paesi che fanno parte del SIAM o altri paesi interessati all'argomento.